Tempo di Natale, parte il conto alla rovescia per il cenone della vigilia, che a Napoli è sinonimo di abbondanza. Messe da parte le difficoltà di ogni giorno, come diceva Riccardo Pazzaglia, il napoletano a Natale mangia tutto quello che non ha mangiato per tutto l'anno. E così spazio a dolci, frutta, frutta secca, le verdure per la classica minestra maritata e soprattutto per l'alimento principe delle festività, il pesce e le specialità ittiche. Capitoni con orecchie o senza, calamari, cozze e vongole, con i mercati aperti fino a notte fonda, secondo tradizione secolare. Tra abiti, profumi e cibarie, il menù spiegato dal popolo. E prepariamo spaghetti a vongole, capitone, zampone, questo è per Capodanno, capitone, baccalà. Di solito noi mangiamo degli spaghetti con le acciughe, il tipico capitone, frittura di pesce. Se diceva mio marito, fammi mancare tutto, tranne il baccalà fritto e l'insalata di rinforzo. Al momento qui a Napoli sono i roccocò, gli struffoli e la cazzata per chi la vuole organizzare. Allora, il mio cenone di domani alla galleria Umberto I, insieme povera, perché non si può mangiare, ci stanno sordi.